un'occhiata. Benvenuto, viandante della sua stirpe. Sono Brandano d'Irlanda e con voci e suoni queste pietre mi hanno parlato. Qui giacciono i suoi segni, dove un'altra voce più alta delle altre mi parlò ancora. Ascolta ciò che ho appreso con la preghiera. Molto tempo fa ci fu una grande guerra. Vi combatterono gli dei venuti prima del diluvio. Prego per questi angeli ribelli del passato. Domotrono più avanti.
C'è come una forza invisibile qui. Modron, salute. Guardie, qualcuno mi salvi. Un danese assassino è venuto a staccarmi la testa dal collo. Avresti potuto dirmi che eri nei guai. Siamo entrambi buoni amici di Brigid e sai che non metterei mai in pericolo il tuo amico. L'altra notte è stata piena di birra e baldoria. Non ricordo molto, ma non mi sono scontrato con Tefter. Un vero peccato. Hai appreso nulla da Halloween? Ha dato delle erbe a un tale di Cudladron. Si chiama Gwilym. Ieri ha brindato insieme a me e Tefter. Cudladron è il nome gaelico di Tana del Ladro. È su una collina a ovest di qui. Posso portartici io? Sono in debito con te per il tuo aiuto. Non eri obbligata a credermi. Il destino di Tefter è anche di mio interesse. Questa è una vicenda inquietante e spero di venirne a capo. Presto. Devo trovare Gwilym e recuperare l'onore. Questa foresta e tutto il Gloucestershire sembrano inviolati. Come se avessi appena attraversato un portale per un altro mondo. Sì, qui scorre magia antica. Magia antica che verrebbe spazzata via da Tefter e dalla sua chiesa. Tefter parlava di una riforma. Forse è stato preso di mira per questo. E molti sono disposti a tutto pur di avere il potere. La sua scomparsa potrebbe essere opera di chiunque. Ma tu sei una strega. Ricevi la conoscenza dagli dèi. Non hai visto nulla. Vedo molto fumo. Sai di danesi rivali qui di passaggio che potrebbero essere responsabili? Se ci fossero altri danesi, ormai avremmo udito i loro corpi. Non siamo così discreti. Lingue pesanti e asce affilate. Ladron, la Tana del Ladro. Qui è dove ci separiamo. Troverai un posto sicuro. C'è un sacrario non lontano. Se avrai bisogno, vieni a cercarmi là. Che gli dèi antichi e nuovi ti guidino. Yeah.
Sinin. Piega le ali, Sinin. Che cosa abbiamo qui? Questo posto è ben sorvegliato. Cosa vedi, Sinin? Cosa vedi, vecchia amica?
Dall'altra parte. Aiutami, sarai i miei occhi. Yeah.
sera in nascondiglio di William. Oh, merda. Oh, merda davvero. Eivor, sei vivo. Abbi pietà! Ho eseguito degli ordini! L'aldermanno Kinon ci ha pagati per eliminare il fanatico Tefter! Beh, dovreste risarcirlo. Che mercenari patetici non riescono a uccidere un solo uomo. Hai scelto un pessimo capro espiatorio. Abbiamo pensato che, tenendolo in vita, avremmo potuto chiedere a Kinon qualche soldo in più per non svelare il segreto. Perché mai Kinon avrebbe voluto uccidere Tifter? È il suo successore. Non ci interessano i dettagli. Meno sappiamo, meglio è. Avete deciso di ricattarlo senza conoscere i suoi scopi. Siete degli stolti. Senti, non l'avremmo ucciso. Iniziava a piacerci la sua compagnia. Diglielo! Digli che ti abbiamo trattato bene. È stato Kinon. Perché? Io non ho mai... Oh, dai, è morto! Svegliati, svegliati! Di al danese che ti ho risparmiato e imboccato come un uccellino. No, spostati, sciocco! Ah! Senti, Eivor, siamo amici, no? Abbiamo brindato insieme. Ricordi i polli? Taci o ti taglio la lingua! A Tefter servirà un guaritore. Quelli gli hanno spalmato dell'etame in faccia. Ma ho visto rapimenti peggiori. Grazie dell'aiuto, allora. Cerca di non farti catturare un'altra volta dopo che sarai fuggito. Ti ringrazio molto. Hai un buon cuore. Grazie. Mi sono risvegliato in questo posto e ho temuto il peggio. Risparmia le forze, Tefter. Il viaggio è lungo. Kinon ha ordinato la mia morte. E io non capisco. È stato come un padre per me. Gli chiederò spiegazioni. Mi intestardivo quando lo sentivo dire che i pagani sono come noi. Gentili e devoti. Obbediscono alle leggi di molti dei. Un volto, tanti volti. Non ha alcuna importanza. Siamo tutti fortunati a vivere nella sua gloria. Questa vicenda ti ha cambiato. Mi ha cambiato. Bisogna cambiare le fasciature. La sua pelle è scotta e continua a perdere conoscenza, ma è vivo. Forse una malattia del sangue. Maledizione. È stato catturato da quegli uomini? Dicono di essere stati assoldati da Kinon. Questa è opera di Kinon? Non ne conosco il motivo. So solo che li ha pagati per eliminare Tefter. Come vedi, non sono stati molto abili. Erano simili un tempo. Il ragazzo e Kinon, timorati di Dio, discutevano con me della natura della vita. Ma Kinon si è ammorbidito. Gli uomini compiono atti malvagi per il potere e per salvarsi la vita. Chi intenda dare Tefter alle fiamme al proprio posto. Ma il rito esige chi detiene il potere. Se il corpo del ragazzo è quello di un aldermanno, il sacrificio avrà comunque valore. Perciò non sarà al sicuro finché non mi occuperò di Kinon. Puoi curare le sue ferite. Sono un'ottima guaritrice, ma se gli dei lo reclameranno, non potrò impedirlo. Eivor, che cosa pensi di fare con Kinon? Rivelerò i suoi peccati. Sarà il popolo a decidere se meriterà una morte onorevole. Risparmieresti un uomo che ha macchiato il tuo nome? Ricambierò il disonore. Neanche il suo dio lo vorrà quando avrò finito. Hai deciso, dunque. Allora va, cavalca come Rhiannon. Grazie, Modron. Ti prego, abbi cura di Tefter. Devo trovare Kinon prima che la festa finisca.